Non è il rischio a preoccuparmi. Ci fidiamo della via che ci vogliono indicare. Mi fido della loro saggezza. È come se ascoltassimo direttamente la loro voce. Sicuro che i giganti non consiglino la guerra? Io li ho definiti saggi. Nella mia esperienza significa essere pacifici. Oh, fratellino! Visto? Te l'avevo detto! Atreus, dove sei stato? A fare pipì. Spero che siate affamati! Ho una fame. Vi siete riposati quanto me? Scendo subito giù. Questa è una salsiccia. Certo, non lo vedi? Prima il cibo era più buono. Vuoi provarci tu a cucinare per questa marmaglia? Accetto. Cosa? Atreus, abbiamo la prossima mossa. Oh, ma allora dove andiamo? Ad Alfheim, la casa degli elfi. Alfheim? Tu odi Alfheim, perché trasferirci là? Trasferirci? No, andiamo a cercare informazioni. L'altare di Groa, ragazzo. Tuo padre dice che l'hai trovato lì. Groa, la custode del sapere. Oh, forse c'è un segreto che posso svelare. Già, chi meglio di colei che ha visto tutto? Non sapevo se tu... No, niente. È fantastico. Alfheim. Ehi, non scordatevi questa, vi ci porterà. Sapete cosa? Costruirò un tavolo più grande. Ce n'è di più per me. Tyr, vuoi davvero venire con noi? Sì, quando sei pronto. Anzi, quando tuo padre è pronto. Se i miei consigli possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi, è il minimo che posso fare per sdebitarmi. Inoltre, penso mi farà bene rivedere la luce di Alfheim. Quella luce elfica è roba buona. Dunque, chi ha avuto questa idea? Ah, oh, Mimir, ovvio. Gli ho chiesto come mi avevate trovato e lui mi ha parlato delle profezie segrete negli altari di Jotnar. Affascinante. E poi abbiamo fatto il punto su quali altari abbiamo visto. E tuo padre si è ricordato che quello di Groa è fuori dal Tempio della Luce. E visto che ora possiamo andare ad Alfheim, è stato subito chiaro come dovevamo procedere. Nemmeno un passo falso per l'uomo più sapiente del mondo, anche se i piedi non li hai. Mi è sempre piaciuto parlare con te, sai? Già, ed è bello vederti di nuovo libero, amico mio. E grazie anche a te, Brock. Questi vestiti sono meglio di quanto meriti. Puoi dirlo forte? E non sai cosa ho barattato con il padrone di casa per avere quel seme di Yggdrasil. Padrone? Non è il padrone di casa. ok.